Io devo fare i miei video quando c'è la luce naturale perché non ho, io non uso filtri, non uso niente. Quindi, ok, seconda parte del video. Ho preso delle cose, vi faccio vedere. Ho preso questi, quello per fare i buchi che io uso per i tags, per le buste. Per esempio, ho preso altre buste di popcorn. Questi, come sapete, queste buste di popcorn, io ci metto i pensierini dentro. E le piega a metà, le piego quassù, no? E puoi mettere uno un buco, o faccio tre, a volte faccio anche tre buchi. Ok, l'ho perso nel trasloco. Ho comprato questi di Fiskars, che è un brand che fa forbici, e questo era come 3-4 dollari, pochissimo. Ci sono tantissimi brands. Questo qui perché l'avevo perso. Poi ho preso un sacco, queste cose costano veramente poco. Ho preso una confezione di buste per popcorn. Ecco il sole. Dovrò riniziare questo video. No, please no. Buste per popcorn. Per fare dei regalini, cose così. Le avevo finite, certo ne avevo molte e le ho regalate anche per altre persone che non ne potevano procurare. Poi ho preso un bel po', e questo costa veramente poco, raffia naturale. Queste cose le uso per Natale anche. Mi avete chiesto perché non uso questi colori natalizi? Perché Natale è andata a puttane. No, quella. La gioia di preparare il pacco, di fare i regali è andato perso. Quindi voglio dire alla persona ti voglio bene a modo mio, non a modo che di preconcetti, di colori o di carta speciale o di... così, sono così. Ho preso la raffia, e non sono di colore, ho preso quella naturale. Qua ce n'è tantissima, no? E io prendo la raffia e qua e metto il fiocchettino qui. Poi ho preso dei tags. Io ho comprato tantissimi tags. Quando sono andata in Italia, li ho lasciati a Roma. E ora non sono più con Adriano, quindi gli ho detto di buttare via tutto. Non so che fine ha fatto. Comunque, ho preso dei nuovi tags. Questi sono di Martha Stewart. Costano poco, non è... e la cosa carina è che hanno questa cosa qui colorata. Qua ce ne sono rosa, c'è il turchese e c'è anche il verde, penso, sì, è il verde. Ce ne saranno 12, era come 2 dollari spicci. Costano poco, i tags costano poco comunque. Questi erano... Quando ho cercato tags... Dato che io da Amazon ho la spedizione gratis, sono stati questi qui, ho preso questi, mi vanno bene. 12 sono, erano 2 dollari spicci. Io ho la spedizione gratis da Amazon, quindi lo sto sfruttando molto. Poi ho preso un altro pettine di legno, perché io mi pettino solo con il pettine di legno. Me ne aveva regalato una Serena Stereo Makeup. Si è rotto quello. Quindi ho preso un altro, questo qui è di Neem. C'è scritto Neem. Sì, ho preso questo qui. Perché io lo uso quando sono nella doccia, quando mi metto il balsamo, no? Ho preso un altro pettine di legno. E dicono il pettine di legno è il miglior... Le spazzole no, non fanno bene ai capelli. Io mi pettino... Quando mi applico il balsamo, me lo pettino e poi mi sciacquo i capelli e poi non mi pettino più sui miei capelli. E il pettine di legno, non so, era 5-6 dollari, penso, o 7. Non è che costano poco. Questo è di Neem, è bello, mi piace molto. E ne hanno altri, dipende dai tuoi capelli, se vuoi i denti più larghi. Poi...
ho preso questo, non sapete che io uso le Ziploc, sono quelle buste di plastica che si chiudono su, no? Però sapevo che ne avevano che la Ziploc, il brand più conosciuto di questo. C'è moltissimo sole nel posto, ecco, che la Ziploc faceva quelli molto grandi, ma non sapevo dove comprarli, ho cercato dappertutto, Walmart, Kmart. Comunque, questi sono quelli super jumbo. Ce ne sono 5 dentro e hanno un. Vedete, ve li faccio vedere. Vedete come sono grandi? Per la mia amica Marta, ora li vedo, e l'altra mia amica Laura che vivono negli Stati Uniti. Dovete prenderveli. Sono fenomenali. Vedete come sono grandi? Questi, e poi si aprono qui. E hanno quella chiusura ermetica, no? Poi hanno la chiusura e si richiude così. Questo, mille usi, andare al mare. Io questi li userò, ne comprerò altri. Per mettere le cose in valigia, per separare le cose in valigia, no? E poi metto, perché vendono le cose, le buste con le zip, per mettere le cose in valigia così tutto organizzato. Quelle costano. E questi fanno la stessa cosa, quindi posso mettere le calze qui, la biancheria qui, dei maglioncini qui, ma non solo quello, mille usi anche in casa, insomma. E questi sono, vi dico quale, che misura è per chi vive negli Stati Uniti, sono le Ziploc Big Bags e questo sono, infatti questi sono large, hanno anche misure più grandi, questi sono le large. Le large hanno anche, guardate, hanno anche la XL e la Jumbo. Qui non so quante ve ne danno, però sono utilissimi anche per tenere tutte le cose del vostro ragazzo, i bambini, cose della scuola, tutti organizzati, no? Poi queste cose si possono anche ficcare nell'armadio, rimane tutto bene, o per mettere i vostri la carta per impacchettare. I tag, tenere tutto insieme, mille usi, le Ziploc big bags, queste sono la large. Ok, ho parlato anche troppo di quello. Poi, quello che sto facendo, poi ho preso un rotolo di nastro. Questi quanto è? Vi dico subito quanto è. Questi made in the USA, 3/8 inches. 9,14 metri, 9 metri, e celeste con il, sapete io vado pazza, ho il marrone col celeste, lo ce l'ho nell'armadio, questa è la rovescia, no? E fine, 9 metri e 3 dollari, non so, pochissimo, e made in the USA, se non è da Michaels ci sono per 1 dollaro che sono fatti in Cina, però. Sono probabilmente, però so ora quello che sto usando queste buste perché sto facendo dei regalini per Natale e piano piano con i soldini per comprare delle cose in più e la loro ognuno ha la sua busta, no? E questa è una busta per un amico che mi sta aiutando molto in un progetto. E dato che non ho confidenze con questa persona, non ho quelle confidenze, volevo prendergli un pensierino di Natale. E vi faccio vedere, perché è un artista, quindi non vede i miei video, quindi non c'è problema. Gli ho preso un paio di calze della Soulmate, Soul Socks. Lo so, Marta, a Marta gli piaceranno questi. Sono fatti negli Stati Uniti, made in USA, USA Cotton. E ho per lui. La cosa particolare, sono tutte di cotone, sono di un, puzzano di americano, diverse dal puzzo del cinese. Non essendo negativo, perché tante non sputo sul Made in China perché tanti brands fanno cose in Cina che sono di ottima qualità. Comunque non è solo forse c'è un overdose su YouTube di questi siti cinesi che sfruttano le YouTubers e gli mandano cose per
Quello non mi piace, lo vedo come uno sfruttamento, ma quello è solo un mio parere. Ragazze bravissime, però lo vedo come vi sfruttano. Vi mandano dei cenci e vi sfruttano per tirarli fuori, perché se non li tiri fuori non puoi fare video. Comunque, queste sono le calze. Questa persona mi aveva accennato che era freddoloso. La cosa particolare di queste calze, che io adoro, e le ho prese anche per me, però non mi sono arrivate, è che sono diverse, hanno gli stessi identici colori, però messi diversi. Questo è uno e questa è l'altra, vedete? Però sono diversi, sono un po' inusuali, perché hanno gli stessi colori, però messi in modi diversi. Quindi si abbinano. Però sono diversi. Sto sputando, mamma mia. Vedete? E questi si chiamano Soulmate Socks. Vediamo se sono 80% cotone, 19% nylon e 1% lycra. Per gli uomini ho preso extra large. Scritto qua, per le donne. Per esempio, i miei, ho preso anche i miei extra large, che a me piacciono indossare molto larghe. Li indosserò con gli stivali. Comunque, questo il brand è Soulmate Socks. Life's too short for matching socks. E c'è scritto qua, ti spiega. Questo si chiama Dawn. Si chiama la Stellar Series. Questo si chiama Dawn. E se vai, andate sul sito www.socklady.com, vedete tutte queste cose qui. Life's too short for matching socks. Quindi io ho preso un paio di calze. E poi, questi sono per darvi delle idee. Gli ho preso lo zainetto. Non so se si chiama zainetto della Nike. E si tira qui e si chiude. E poi si può. Sono piccoli zainetti, no? Molto low cost. Questo è un bel regalino da fare. A qualcuno che questa persona sì, questa persona è una persona molto casual, un artista, quindi questa cosa è pratica, no? Si mette la roba dentro e li puoi indossare così. C'è questo zip qui. Questo, vedete come è fatto? È anche fatto benissimo dalla Nike, e costa su 10 dollari, 12 dollari, quindi con 10 euro, capite? Un bel regalino, è un regalino carino. Si chiama Nike Team Training, un gym sack. Questo è per andare in palestra. Infatti, se vedete delle amiche che vanno in palestra, donne, e hanno anche altri colori, eh? Io aperto il verde militare, a questa persona mi piace il verde militare. È un bel regalino da fare se vanno in palestra. Vi potete fare questo e una t-shirt. Per andare in palestra, ora tutti vanno in palestra, quindi fare regalini che sono relativi alla palestra sono buoni regali per Natale. Comunque, solo per darvi delle idee, insomma, io ho idee tutte mie che non sono condivise da moltissime persone, però sono così. Poi è una cosa, se io ci ho pensato, e la persona sarà felice, e le calze, perché la persona è freddolosa e poi è un po' artistico, quindi queste cose scompagnate. Però ricordatevi che i colori sono tutti gli stessi. Poi, vi volevo dire che le magliette con il buco le potete anche, ovviamente, indossare anche così, eh? Non è che siete obbligati. Ora che c'è più luce, vi faccio vedere l'altra che ho tirato fuori all'inizio. Vedete i colori? Qua c'è il buchettino. Questa era 13 e questa è 28. Cos'altro? Oh, e l'altra cosa che ho preso è questo balsamo di Aubrey Organics, perché per me la cosa più importante non è tanto lo shampoo, è il balsamo. Quando l'ho visto mi è venuto un colpo, perché è densissimo, guardate. La profumazione, sai, quelli di Aubrey Organics, non è che, perché sono tutti naturali, organic.
Questo balsamo l'ho provato già una volta e mi è molto piaciuto. Ne ho messo sui capelli, la misura di una giarretta di MAC, quello pieno, e ho capovolto tutti i capelli nella doccia e l'ho applicato su tutte le lunghezze. Ho fatto così, così, così. Questo si chiama Tropical Repair. Quindi se avete i capelli molto secchi, io ora perché mi sono fatta la tinta, quindi voglio curare i miei capelli. Questo è Island Naturals Tropical Repair Intense Moisture. Io ho bisogno di intense idratazione perché mi colora i capelli e si secca le punte, cose così. Quindi se non avete i capelli, non avete questo problema. Questo non è. Questo è Mango Coconut Dry Repair, Dry Replenish. Mango Coconut. No. Non si sente Mango Coconut. Non è. No, non importa, non l'ho preso per quello, io l'ho preso per quello che fa. Ne ho messo. E poi ho notato che quando lo applicavo non era grasso, pesante, era molto fluido, era molto leggero sui capelli, anche se guardandolo ti viene un colpo perché ne ho preso una piccola, dato che devo spedire una cosa a Simona Miss Penny 09. Noi abbiamo un'amicizia fuori YouTube con lei e con altre. Così le ho preso la boccetta piccolina sia del balsamo e dello shampoo, così lei lo prova perché lei è molto già un buon giudizio sui prodotti sui capelli. Oh, un'altra cosa, già che ci siamo, sempre su Simona, beh, ne abbiamo parlato, aveva accennato in uno dei suoi video che un suo correttore della Estée Lauder si era rotto, non esiste proprio. Io proprio per principio quella stessa mattina gli ho sparato una mail a Estée Lauder, gli ho detto: ma che cavolo state vendendo qui? Loro pensavano fosse mio, non ho detto. Loro mi hanno scritto una mail che ho rigirato a Simona dove si sono scusati e volevano la foto non per prova, per mandarlo in manifattura per far vedere. E dopo non so, diciamo 5 giorni, mi è arrivato da Estée Lauder, dall'ufficio in centro di New York, hanno mandato un nuovo correttore, mi hanno mandato uno nuovo e si sono scusati. Thank you for contacting the America's Consumer Care Center. We're pleased to send you the enclosed products. As our valued consumer, we hope you will continue to enjoy and have confidence in the quality of our products. Dicono qui: vogliamo che voi, come il nostro consumatore, continuate ad avere confidence sui nostri prodotti, perché niente, vedete, Estée Lauder e il Doppelwear che costa 29 euro, non so quanto l'ha pagato, ma solo per principio. E loro l'avevano già messo per spedirmelo. Però volevano la foto non per prova che era vero, questo non mi credevo, mi hanno preso a face value, ma per mandarlo, perché ci sono altre. Ecco perché è importante che ci lamentiamo se un prodotto non va bene, perché loro non sanno nessun. Ovviamente Estée Lauder, MAC, Chanel sono brands che cura molto il cliente, e ho sentito anche Chanel in Europa. Si è molto scusata con una delle mie iscritte, che ora è un'amica. Comunque, se una cosa non vi va bene, non accettate. Oh, vi volevo far vedere ultima cosa. Sono andata fuori a raccogliere twigs che io taglierò a pezzettini, ora se sono freschi. E li farò come piccoli mazzettini. Questo non costa veramente niente. E li metterò
sui pacchettini natalizi, da quell'idea dell'inverno, e potete anche mettere glitter e cose del genere, però questo quanto costa? Niente, lo trovate fuori casa. Ho fatto quello, ho parlato di quello. Niente, oh, dovevo dire, vabbè, ho preso anche per Simona, non lo mettere fuori, e ho comprato la boccetta piccola, perché Aubrey Organics, prende sul sito di Ecoverde, vende anche le boccette piccole, prova. Provatelo. Questo, se avete i capelli molto secchi, vi piacerà. Però attenti a non metterlo sulla cute. Io l'ho messo solo sulle lunghezze. Infatti, oggi mi sono fatto il co-wash. Beh, oggi ho fatto la tinta ieri. Oggi mi sono lavato, mi sono solo messo il balsamo sulle lunghezze. Non ho usato shampoo. E solo così capite, guardate. Non ho messo nessun shampoo, mi sono messo solo il balsamo, me lo sono sciacquato. Vedete come i capelli? Nessun shampoo, me lo sono bagnati perché voglio aspettare 2 giorni per lavare i capelli con lo shampoo. E ho messo questo, guardate, una morbidezza ai capelli, incredibile. Però penso che questo è buono se i capelli molto molto secchi, sciupati dalla piastra, dai colori, dalle tinte. Si chiama Tropical Repair, Intense Moisture. Ok, ho parlato abbastanza. Lo so che mi chiedete sempre, vi volevo consigliare un rossetto che è MAC, però non è MAC, è di Astra. Questo è, ve lo dico subito, il numero 6. Questo qui. È bellissimo questo 6. Un rosa. E sopra ho applicato questo gloss di L'Erborario, Lip Gloss Illuminante, perché ora sono in questa fase bagasciotta, troia, zoccola. Come sapete, io scherzo su questo, sapete, però quando si arriva a 50 anni, capito, abbiamo dubbi sulla nostra sensualità, sessualità e tutto questo cambiamento, è tutto normalissimo. Comunque, questo è il lip gloss illuminante dell'Erborario. Bellissimo, veramente, e l'ho applicato sopra. Penso da sola non. Da solo non mi piacerebbe da sola, ma questo è proprio per mettere sopra. Vi dico il numero. Si chiama Rosa, ecco. Però l'ho applicato sopra questo rossetto di. È un gloss. È un gloss abbastanza normale, non è che chissà che, però mi piace perché io non uso gloss, però questo mi piaceva indossarlo sopra questo, dare quel look. Dobbiamo essere luminose, cinquantenni, non mettetevi questi rossetti cupi, matte, scuri, perché proprio non ci dona, ve lo dico chiaramente. Vogliamo essere fighe, vogliamo essere luminose. Ecco. Comunque, questo qui è Architectural Volumes, non volumizza, però ecco. E ho indosso un blush di Avon. Come questi blush sono molto pigmentati, costano poco. Ideal Luminous, questo è Heavenly Pink. Questo è matte. Il Heavenly Pink, eccolo qui. Col mio pennello di Sephora 71, che ora c'è anche in Italia. Garantite a non perdere un pelo. Ok. Sugli occhi ho questa, la mia palette di Laura Mercier. Ok. Auguro a tutti una buona settimana. Ci sono altri video che stanno venendo. Ho chiacchierato troppo, vi saluto, grazie, ciao, bye. Ciao con la manina.